topolino a metri e metri di distanza. Ma ora il è più potente rispetto a quello di un essere umano, in grado di percepire i passi del più piccolo topolino a 50 metri di distanza, sotto anche spessi coltri di neve. Guardate quei grandi occhi di Klaus, sono occhi che essere un altro uccello. Questi rapaci sono costretti a cacciare prede in volo, se si trovassero a dover cacciare al suolo per la velocità che acquistano in picchiata, rischierebbero di schiantarsi. Un falco non sale mai in verticale, ma per salire compie i cerchi. E più larghi sono questi cerchi, più riesce ad acquistare velocità nella picchiata. Un falco pellegrino può raggiungere i 380-390 km/h. Vedete che la nostra Ariel ha catturato la sua preda! Ed è andata a nascondersi, questo perché tra i semi un seriema crestato. Lui è uno tra i più grandi uccelli che si possono trovare in Sud America. Attenzione però, è un po' un intruso nella nostra dimostrazione di volo. Lui infatti non è un rapace, ma questo non vuol dire che non sia un abile predatore. Osservate un po' che cosa sta facendo. Anche se è perfettamente in grado di volare, questo animale preferisce trascorrere la maggior parte del tempo al suolo, in modo da trovare così le sue prede preferite. È un grande mangiatore di rane, topi, insetti e serpenti. State infatti guardando la tecnica di caccia con questo serpentello di gomma. Possiede un becco molto potente. Quando cattura la sua preda, la solleva e la sbatte con violenza al suolo. Questo per stordire la preda, chi la insegue e chi la cattura. Famose per le penne della coda, lunghe, marroni scuro e bordate di bianco. Gli indiani d'America e in pelle rossa utilizzavano proprio le penne della coda del suo particolare piumaggio bianco e argento, con uno scudo bordato con fierezza sul petto, così fosse armato come un cavaliere medievale. Le grandi aquile, così come il falco che abbiamo conosciuto prima, posseggono una vita, poi sono accomunati da un collo lungo e privo di piumaggio, ideale per pulire al meglio le carcasse. Non sono più gli artigli le armi degli avvoltoi, ma del becco che bisogna avere paura. Questo becco può frantumare le ossa di animali anche molto grandi. Avvoltoi delle dimensioni junior sono stati visti volare a 9.000 metri di quota. Da quelle altezze è difficile. Guarda, per non battere più, non devi battere. Non stare, ma mica Napoli. C'è un altro! Guarda un altro! Quello sei tu! No! C'è tutta famiglia! Sei tu, mami! Grazie! Mami, mamma! Quella è piccola! Ha fuggito! No, 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 no! Ha speriato, amica! Guardate qua, il sole è bello, ma voi vi mettete, lo toccate così tutto. Madonna, lasciatele, no, pace.